Ragazzi, buongiorno, oggi inizio a filmare direttamente dalla strada perché sono uscita di casa super in fretta, mi sono praticamente addormentata e sto andando a fare per la prima volta, infatti sono super emozionata e non vedevo l'ora, sto andando a fare il Lash Lift, vado a farlo sempre da Daniela Studio, se siete di Trieste la conoscete perché vado da lei praticamente da 2 anni se non di più, solo che mi ha sempre fatto l'extension alle ciglia e adesso voglio provare questa nuova tecnica che appunto secondo me, ancora mal di gola, che appunto secondo me mi soddisferà alquanto, però vedremo, perché magari vi spiego dopo esattamente come funziona dopo averlo fatto, così chiedo magari prima a lei che mi darà tutte le informazioni. Io mi sono già ovviamente documentata su internet, però vorrei che mi spiegasse lei esattamente il mio outfit. E questo è molto semplice, questo cardigan l'ho preso da Zara, lo volevo bianco in realtà ma non l'ho trovato, quindi l'ho preso nero. Secondo me è molto carino ed elegante, ho dovuto metterci una fascetta sotto perché tende ad aprirsi. E poi jeans lavaggio chiaro che ho preso ovviamente su ASOS, neanche a dirlo. E poi la boy bag e, notare, le ballerine Christian Dior che tutti detestate, praticamente io le adoro. Sono queste quelle mio, probabilmente non piacciono a nessuno, solo a me. Questa è Trieste oggi. Il tempo non è male e fa anche parecchio caldo. Eccoci. Ci siamo. Questo è il prodotto che si usa per il Lash Lift, che si chiama anche Lash Botox, Vitamin Lash Botox. E ci sono, allora, l'olio di cartabo, che non so cosa sia, pantenolo, olio di mandorle dolci, cheratina, e olio di argan, collagene, olio di jojoba, insomma ci sono un sacco, acido ialuronico, ci sono un sacco, olio di macadamia, sono un sacco di ingredienti che vanno a rinforzare le ciglia. E eccoci qua per la visita in ospedale. Ok ragazzi, direttamente dopo aver fatto il Lash Lift sono andata dal medico all'ospedale, quindi adesso sto tornando, sono con la mia mamma. Mamma, fa ciao! Ciao ragazze! E mia mamma è sempre contenta quando la filmo, specialmente con gli occhiali. Beh, ti stanno bene, dai. Grazie. E niente, praticamente mi ha rivisto di nuovo un altro medico, questa volta l'otorino. Prima vi dico che cosa mi ha detto il medico e poi vi racconto l'esperienza Lash Lift, ok? Che ho ancora gli occhi un po' arrossati, ma sono rossi sinceramente già di suo. Anzi, mi metterò gli occhiali da sole, visto che c'è il sole. Ci piace, ci sia il sole, ok? E allora, niente, il medico mi ha detto praticamente che ho sempre sta faringite cronica, quindi mal di gola che purtroppo viene e mi va perché sono soggetta io, non ci posso fare niente. Lui non vede adesso segni di reflusso, però può essere che ci siano stati, ma che adesso bene o male, stando più attenta all'alimentazione, siano passati. Comunque mi ha dato questo, che sono dei batteri buoni, li ha chiamati, e di fare tutto un ciclo di 30 giorni per rafforzare, appunto, non ho capito se la flora batterica o comunque per rafforzare tipo le difese immunitarie. E poi secondo lui dovrei stare meglio perché appunto questo mal di gola sembra non passare e continuo ad avere questa sensazione di stanchezza, spossatezza e di calore, come se avessi la febbre, però non ce l'ho. Quindi questo è il responso di oggi. Non mi sono potuta truccare oggi per il Lash Lift, ma visto che adesso mia mamma si è fermata nel parcheggio del supermercato, andremo a fare la spesa, presumo, e poi vi racconterò del Lash Lift invece, perché ho tante cose da raccontarvi sulla procedura e sul risultato eccetera, quindi aspettate un attimo perché da qui non si vede bene, ma ve ne parlo meglio e ci rivediamo tra un po'. Ananas, tomate, un po' di verdura. Per Tomas, pan di stelle,
preferiti di Tomas. Anche i miei però. Prendiamola per Tomas visto che l'ha finita. Non c'ho le ali, lascerei stare sinceramente. Ok, finita la spesa, voglio spiegarvi il fatto del lash lift, che si chiama anche laminazione ciglia, se non sbaglio in italiano. Laminazione ciglia, se sentite parlare di laminazione ciglia è la stessa identica cosa. Io ho gli occhi arrossati perché purtroppo ultimamente quando sto male è così, quindi non è stato il lash lift a farmelo. Ma voglio spiegarvi, allora, innanzitutto si vede la differenza, ma non tantissimo perché le mie ciglia stanno ancora crescendo, però si vede che sono più scure e un pochino più lunghe e arricciate. Se le vedete dal lato le vedete, però mi ha spiegato, adesso mi rimetto gli occhiali, volevo solo farvi vedere un attimino l'effetto, ma magari lo vedrete meglio poi a casa, che poi in macchina non so quanto si veda. Mi ha spiegato, allora, che innanzitutto secondo me è una figata il lash lift o la laminazione, come volete chiamarla. Io la prima volta ho sentito parlare del lash lift, quindi mi è rimasto sto termine, che sarebbe, lo chiamano anche lash botox, quindi il botox alle ciglia, che non c'entra niente con il botox, però lo chiamano il botox alle ciglia. Praticamente è una soluzione ricca di quello che vi ho fatto vedere quando ero lì da Daniela. È una soluzione ricca di vitamine, olio di jojoba, cheratina, quindi tutto va praticamente a rinforzare le ciglia, ad idratarle, a nutrirle, e i risultati si vedono però soprattutto dopo la seconda e la terza volta, soprattutto dopo la terza volta. Dopo la prima e la seconda volta hai il 30% in più di volume, dopo la terza volta hai il 50% in più addirittura di volume, e poi dalla terza in poi sei sempre appunto al 50% in più di volume, quindi le ciglia si appunto hanno il 50% in più, sono più spesse per il 50%, e si va a farlo ogni 3 settimane. È una figata però perché puoi metterti il mascara, puoi toccarti le ciglia, non c'entra praticamente niente con l'extension, l'effetto è molto più naturale ed è esattamente quello che volevo io, ma appunto non si può ancora vedere completamente il risultato finale perché dovrete aspettare altre 3 e poi altre 3 settimane, dopo la terza volta si vedrà completamente. Però è una cosa che fa bene alle ciglia, non è come le extension che non fanno male, però ovviamente un pochino vai ad appesantire le ciglia, e quindi può risentirne dopo un po', no? Anche se basta non farle per un periodo poi per riavere le proprie ciglia lunghe, folte, naturali. Però appunto invece il lash lift o la laminazione ciglia va a nutrirle, va a renderle più forti, quindi in realtà fa molto molto bene alle ciglia, è una cosa che va a curarle e va a nutrirle e va a rinforzarle, quindi questa è una figata. Ma poi è perfetto secondo me per tutte quelle che non vogliono avere l'extension perché poi devono stare attente allo struccante che utilizzano, devono stare attente poi a non toccare le ciglia, che è un po' fastidioso se non ci si è abituato specialmente. E invece con il lash lift si può fare tutto, si può mettere il mascara, si possono toccare le ciglia, si può usare qualsiasi struccante. Secondo me è la perfetta alternativa alle extension, se appunto per voi le extension sono troppo o appunto avete un po' di fastidio avendole su, perché poi anche cadono, quindi... sono molto contenta, ma non vedo l'ora di vedere i risultati dopo la terza volta. E credo che questo, no, in realtà lei me l'ha spiegato tutto meglio e molto più professionale di così. Però ragazzi, basta che andate su Google e scrivete laminazione ciglia oppure lash lift oppure lash botox e vi documentate per bene. Io non sono bravissima, però sono contenta perché Daniela, sapete la mia estetista, sono sempre andata da lei per l'extension, ma adesso fa anche il lash lift, quindi adesso farò questo. E niente, sono molto contenta. Sto avendo delle difficoltà con il video, che in realtà era già pronto per essere caricato, però non so che cosa sia successo. Ah no, adesso me lo legge. Ok, adesso sembra sia tutto a posto. Ok, grazie al cielo. Ok, caricare sempre alla stessa ora, non ci riesco sempre. Il mio computer è sempre zozzo, lo pulisco ogni giorno, è sempre zozzo. Ma speravo di riuscire a caricarlo alle 17:30. Non ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho fatta, evviva, adesso funziona. Non so che cosa sia successo. Ho spento e riacceso il computer e... adesso va, non lo so, io non sono molto brava, quindi l'unica cosa che riesco a fare a volte è spegnere e riaccendere il computer. Ma in realtà, siccome questo computer l'ho preso nel
cos'era, dicembre 2014, sì, dicembre 2014, sto pensando seriamente di prendere il MacBook Pro nuovo. Però se magari voi ce l'avete, fatemi sapere se è meglio rispetto all'altro, se è più veloce. Io, utilizzando molto i programmi di editing, uso un sacco la scheda grafica, eccetera, quindi tende a rallentarsi parecchio e ci mette un sacco a fare l'encoding, a crearmi i file, quindi vorrei sapere da voi se lo utilizzate anche voi comunque per lavoro, se avete comunque programmi molto pesanti, se il MacBook Pro, quello nuovo, che è anche rosa tra l'altro, vabbè che io ho la cover rosa, però mi piacerebbe molto avere il MacBook Pro, quello nuovo, non per il colore ma perché è molto più veloce, quindi vorrei capire se mi conviene oppure se magari sta per uscirne uno nuovo, non lo so, voi ve ne intendete più di me sicuramente, quindi ditemi voi. Questo appunto, siccome l'ho preso sì a tre anni e mezzo, quindi in realtà funziona perfettamente. L'unico problema che mi dà è appunto che è molto lento e ho poca memoria, questo è un altro problema. I miei video, essendo in alta qualità, in HD, sono tutti molto pesanti e non posso salvarne più di tipo 2 o 3 sul computer perché matematicamente la memoria è piena. Comunque, sembra che funzioni adesso, quindi ho modificato l'exposure, ho abbassato un po' i neri ed ho alzato un po' la saturazione. Vedete che altrimenti il video sembra, l'immagine sembra quasi grigia. Invece alzando la saturazione, è anche per questo che non sembro sempre cadaverica nei video, perché alzo la saturazione. E adesso non mi resta che creare il file, voilà. E il video sarà pronto. Voi siete nel futuro, quindi già sapete di che video si tratta. Ma è il video in cui vi faccio vedere cosa ho acquistato da Gucci Louis Vuitton. Sono i prodotti più economici del sito Gucci Louis Vuitton. Spero tanto che piacerà questo video, perché è una modalità nuova che io non ho mai fatto, quindi sto incrociando le dita, ho sempre paura quando lancio un video nuovo che non si è mai visto, perché dico cavolo, non piacerà, boh, non lo so. Adesso creo il file e vi avviso anche su Instagram che arriverà tra un po', perché sono sicura che essendo quasi le 18 in tanti lo state già aspettando, ma arriva un po' più tardi, ma arriva, evviva! Qui c'è qualcuno che ha voglia di coccole, intanto il file si sta creando. C'è qualcuno che voglia di coccole, gatta stilina. Ah sì, scusami, tu mi devi annusare per 2 ore prima e solo dopo posso accarezzarti. Ah ok, adesso mi dai permesso, grazie. Gatta stilina, ti devo spazzolare ancora, gatta stilina. L'ho già spazzolata un sacco, ma lei ogni cambio di stagione le vengono tutti questi groppetti, questi nodi, e devo quindi spazzolarla moltissimo, vero gatta stellina? Poi lei piace un sacco quando la spazzola e si sente sempre bellissima. un gatto stellino, perde sempre la cresta che ha qua sotto al mento. E in tantissimi mi chiedete che razza è, ragazzi, io ve lo ripeto, gatta stellina è una trovatella. Sua mamma era bianca, un po' tigrata, e suo papà non si sa, ma presumo che fosse un Maine Coon, perché lei ricorda molto i Maine Coon. Però se vedete sua mamma non c'entrava assolutamente niente con lei. Gatta stellina, tutti pensano che sia un Maine Coon, ma in realtà è uguale a un Maine Coon, ma non è un Maine Coon. L'unica cosa che cambia rispetto ai Maine Coon, perché è davvero uguale, secondo me, è la grandezza, perché gatta stellina non è alta e snella e lunga come Maine Coon. Gatta stellina è tozza, bassa. Scusa gatta stellina, tappati le orecchie, non ascoltare quello che dico di te. No, però invece sto ascoltando tantissimo. Però sì, mi chiede tantissimo. E poi cioè, ho visto che c'è un po' di confusione sul fatto che a volte la chiamo gatta stellina, a volte la chiamo Audrey. Allora, il suo nome è Audrey. Ho sempre pensato, se avrò una gatta femmina la chiamerò Audrey. Allora, in realtà lei inizialmente doveva chiamarsi Romeo e io ero convinta che fosse un maschio, ok? Poi l'ho portata dal veterinario e la veterinaria mi fa: no, beh, veramente, ma c'è la storia, perché ne avevo parlato, però si parla proprio dei primi video. E la veterinaria mi fa: guarda che è una femmina. Io alla veterinaria, rendiamoci conto, io: ma è sicura? Perché secondo me è un maschio. Che figura, ma perché? E lei: no, veramente posso garantirti che è una femmina. Io: ah, ma veramente si chiama Romeo? E lei mi fa: devi trovarle un altro nome perché Romeo non mi sa che non si addice. E poi infatti a Romeo non ha mai risposto il nome Romeo gatta stellina. E poi l'ho chiamata Audrey perché appunto mi piaceva dal nome Audrey Hepburn, dal nome dell'attrice. Ma sì, gatta stellina, sì, gatta stellina, mia scoiatolina, tutta tigrata, sei tutta tigrata. Oddio, mi fa le fusa. Gatta stellina ha questi slanci di affetto che arrivano una volta alla settimana
E lì devi accarezzarla per forza. Dopodiché lei non ti calcola per tutto il resto della settimana, a meno che la ciotola non sia vuota, che penso che in questo momento è vuota, proprio per questo, forse ha questo slancio di affetto. E, ma con il tempo mi sono resa conto che lei è molto mascolina dai modi. E... guardate che roba. Gattastellino, questa panciolona. Gattastellino, guarda che pancia che hai. Guarda che pancia che hai, gattastellino. Fai le foto anche in videocamera? Sì, che bravo, che bravo. La Gattastellina vi vuole bene, ragazzi. E siccome con il tempo mi sono resa conto che Gattastellina non è molto femminile nei modi, anzi è molto rozza e secondo me se potesse parlare parlerebbe tipo con un accento tipo romanesco, tipo oh, no? E quindi poi ho iniziato a chiamarla Gatta, la Gatta, la Gatta, e poi è diventata Gattastellina. Non so perché, a me nascono questi nomi, come Denver, cioè mi è venuto di chiamarlo Denver, cioè secondo me se lo scelgono loro il nome e me lo mandano tipo telepaticamente, perché anche Denver in realtà doveva chiamarsi, come lo chiamavo prima, boh, non mi ricordo, forse anche lui Romeo, volevo assolutamente chiamare un gatto Romeo a questo punto evidentemente, e però non rispondeva. Appena l'ho chiamato Denver si è girato e lui non ha mai dovuto imparare il suo nome, per dire, sa che si chiama Denver dalla prima volta che io l'ho chiamato Denver. E Gattastellina stessa cosa, se la chiamo Audrey non risponde, se la chiamo Gattastellina o Gatta risponde, quindi per forza devo chiamarla così. Ma è la stessa persona, è la stessa gattina, ecco, gattina, gattona, ed è sempre lei, ragazzi, è sempre lei. Gattastellina Audrey è sempre sempre lei, o come la chiama Tomas, Gattastellina. No, da scoiattolina. Siamo in piena preparazione per la cena. E qui sto preparando l'insalata per Tomas. Ciao pupetto. Ciao Mike. Tomas mi chiama Miška, che sarebbe topolino in sloveno, e poi noi l'abbiamo storpiato a Majsk, sarebbe tipo un inglese no, nostro, suo più che altro. No, non è inglese nostro, è inglese. E, tipo come si dice gnocchi? Noex, che è sta roba? Come si dice adesso mangiamo gli gnocchi? Stasera mangiamo gli gnocchi. Stessers. Notare l'accento. You are molto eating, British. You are eating the noex. Povera me. Faremo appunto questi gnocchi ripieni di Giovanni Rana. Or in sloveno. Sì. Si dice smokes. No, perché sarebbe come in sloveno? Smokes. Comunque l'acqua bolle, quindi è ora di buttarci dentro gli gnocchi. Questi sono pomodoro e mozzarella, sono super 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 buoni. Adesso schizzerà ovunque. Esattamente quello che volevo. Come volevasi dimostrare. E vai, tanto è tutto sporco. Bene, bene. Sono pronti, aggiungo solo un filo di olio di oliva e voilà! Sto preparando una pannocchietta perché ho ancora un po' di fame, quindi mangerò soltanto una pannocchietta con un po' di sale, già niente, una pannocchietta praticamente. Nel frattempo stiamo guardando un film che piace a Tomas, Bernadette, insomma, già immagino che sarà un pacco. Non diteglielo a Tomas. Non è un pacco sto film? Scusa? Non è un pacco questo film? Secondo me... No, a te piace? Vero, ah, piace, ok. Sì. Gatto Denver sta per arrivare, guardatelo. È l'attacco. Dopo arriva e fa... Ti conosco troppo bene, Gatto Denver. Ho fatto a Tomas un panino alla Nutella e quando gliel'ho portato cosa mi hai detto? Con il soffio di
Solo uno? Sì, solo uno. Buono. Però l'ho riempito per bene, eh? È bello ricco. Buonissimo. E io mangio un budino ciobar, è buonissimo. Adesso vedrete. Io stavo mangiando due biscotti pan di stelle e a un certo punto mi giro e vedo Tomas così. E io già ho capito. Ho già capito. Com'è mangiare pan di stelle dopo due panini di Nutella? E poi mi dice che non sei goloso. Sei goloso? No. Sono panini, paninetti. Ah, paninetti, sì sì, certo. Puppetto mio sta andando a nanna, anzi sta andando a farsi la doccia. A farsi la doccia e poi a nanna. Ok, quindi voleva salutarvi, credo, suppongo. Ciao Puppetto. Ciao, ciao. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Anch'io andrò a nanna tra un po', ma prima devo mettermi al montaggio di questo vlog, cioè il vlog che sto filmando in questo momento, così domani è già pronto per andare online, anche perché domani devo alzarmi presto e vado dal dentista. Ale, che allegria! Però sì, devo finire il montaggio abbastanza presto, ma appunto per il vlog non ci vuole mai tantissimo. E nel frattempo mi bevo un tè caldo nella mia tazza. Bride, sposa, amo questa tazza. E mi chiedete sempre in tantissime informazioni riguardo alle tazze, a tutti quei, a tutti i prodotti di questo brand, Blonde Amsterdam, appunto, come si capisce dal nome, è un brand olandese, io compro tutte queste cosine ad Amsterdam, e questo è un tè, allora è una tisana in realtà, serale, e all'interno ci ho messo anche un po' di miele e zenzero, dicono che aiuti. Per il mal di gola è la prima volta che bevo un tè allo zenzero, spero tanto che mi aiuti perché purtroppo questa gola non sta passando, sembra un po' meglio il pomeriggio, poi la sera peggiora, quindi mannaggia. Però sì, questo è quanto, domani comunque voglio filmare un nuovo video, ho full face of first impressions con un sacco di prodotti nuovi, quindi questo è tutto ragazzi e ragazze, io vi mando un bacio grandissimo, un abbraccio forte 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 mia family, perché vi voglio tanto bene, scusatemi per questo video struccata completamente, ma uno, oggi non avevo tantissimo tempo la mattina di truccarmi, e due, con il lash lift è meglio non truccarsi e non usare acqua per 24 ore, quindi questo, questo è quanto, perché preferisco sempre filmare da truccata perché altrimenti ho un sacco di rossore, la mia pelle è super super delicata, però oggi è andata così. Spero che vi piacciono questi vlog caserecci, anche se appunto sono struccata e vestita con il mio, con la mia vestagliona super super comfy e fluffy e pelusciosa. Quindi bacio grandissimo, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!